All'interno della piattaforma P2A sono abilitate tre modalità di firma digitale: firma remota, firma esterna, firma locale. La firma locale è la funzionalità di firma mediante i propri strumenti di firma locale, smart card, token USB. È possibile firmare digitalmente gli atti nel processo civile telematico e, precisamente, nella fase di deposito e in quella delle notifiche a mezzo PEC. Per sottoscrivere un documento partendo dal fascicolo personale, occorre compilare le varie sezioni presenti all'interno della procedura guidata della redazione nuovo atto. Una volta che il sistema è pronto per la sottoscrizione, appaiono gli atti da sottoscrivere. Per poter utilizzare la firma locale all'interno della piattaforma P2A è necessario installare l'estensione browser PKNet Web. Tale estensione consente di utilizzare gli strumenti di firma locali, come smart card e token USB, per firmare documenti direttamente all'interno delle funzionalità erogate da P2A. La piattaforma ci mostrerà direttamente i documenti che andrà a firmare in automatico. Sarà quindi sufficiente cliccare sul tasto Firma. Per poter procedere alla firma, il sistema di firma locale deve essere abilitato e la chiavetta deve essere correttamente inserita. La piattaforma ci chiederà la conferma della firma. Sarà sufficiente cliccare sul tasto Firma e inserire il PIN della Smart Card. Se tutto è andato a buon fine, il sistema provvederà in automatico alla firma dei documenti. Prima il file PDF e poi il file dati XML. P2A, la piattaforma digitale unificata dell'avvocatura, a portata di click.